ieri sera fino a tardanotte avete riformulato il piano di riequilibrio alla luce della nuova legge di bilancio. C'è un fardello enorme di debiti su Napoli che in qualche modo però anche la Corte dei Conti ha sottolineato che viene da, insomma, un fardello che viene da anni dietro. Come si governa questa città con questo fardello enorme e c'è bisogno, cioè Napoli da sola ce la può fare? Ma Napoli finora ce l'ha fatta da sola. Ce l'ha fatta da sola nonostante le discriminazioni, nonostante i tagli ingiusti, nonostante i tanti governi nazionali che non hanno sostenuto l'azione dei territori, dei comuni, in particolare del Mezzogiorno, nonostante i governi regionali. Ce l'ha fatta perché abbiamo grande forza come amministrazione, come popolo, grande competenza, grande passione, grande coraggio, però troppe ingiustizie, per questo staremo a Roma il 21 febbraio. Poi, come dire, l'avete letto anche voi oggi, anche chi ricopre cariche istituzionali terze e imparziali dice che parliamo di un debito storico e di inefficienze del passato. Noi governiamo con le mani pulite, fa un po' rabbia che dobbiamo pagare debiti di 40 anni fa, di 30 anni fa e di 20 anni fa, di stagioni politiche che non solo sono state scellerate ma che hanno all'epoca distrutto la città e oggi ne paghiamo tutti noi le conseguenze in termini di diritti che non riusciamo a garantire e bisogni che non riusciamo a soddisfare. Siccome noi siamo persone delle istituzioni, ieri abbiamo approvato il piano di riequilibrio, lunedì andiamo in consiglio comunale, facciamo la nostra parte attraverso le leggi, però facciamo la nostra parte anche attraverso la battaglia politica. In una campagna elettorale in cui si parla del nulla e che è di uno squallore davvero esagerato, potremmo dire, noi andremo a porre la questione delle questioni, il debito che soffoca i cittadini, soffoca i territori, soffoca gli enti locali, soffoca soprattutto i più bisognosi e di cui nessuna forza politica se ne sta occupando, parlo delle forze politiche, quelle chiaramente maggioritarie, perché poi c'è qualcuno che fa sentire anche la sua voce all'interno della politica di questa campagna elettorale, però non sono certo le forze maggioritarie che si sono presentate e si presentano per guidare il Paese. La nostra voce sarà forte. E non consentiremo a nessuno di interrompere questa stagione di grande cambiamento e soprattutto la nostra lotta è perché per i prossimi 3 anni possiamo avere quelle risorse necessarie per poter innalzare la qualità dei servizi della nostra città, dare risposte soprattutto alle persone più fragili e ai diritti di tante persone che non riescono ad avere i diritti che meritano. E quindi mi auguro che questa battaglia nei prossimi anni saremo in tanti a condurla, Napoli sicuramente sarà in prima linea.